Si è svolta ieri, martedì 30 luglio, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione sportiva non agonistica Color Vibe. Alla presenza del sindaco Francesco Zaccaria, dell'assessore con delega allo sport Giuseppe Galeota e di Alessandro Curti della Color Vibe Italia, sono stati spiegati i dettagli della manifestazione che domenica 4 agosto, già dalla tarda mattinata, animerà e colorerà la frazione marina di Torre Canne. Dopo i saluti di rito del sindaco e dell'assessore, Alessandro Curti ha spiegato il programma della giornata. Dalla tarda mattinata ci si potrà recare allo start, zona porto, dove gli iscritti potranno ritirare maglia, colori e zainetto, mentre chi non ha effettuato l'iscrizione online potrà farlo sino alle ore 17.30. Alle 18 lo start. La corsa Color Vibe è una manifestazione sportiva non competitiva e non cronometrata nella quale i partecipanti possono percorrere i 5 km del tracciato a varie andature, camminando, correndo, saltando e ballando, con l'unico scopo di divertirsi e trascorrere una giornata in allegria. Al termine della corsa, che si svolgerà sui due giri del circuito disegnato da 2,5 km, ci sarà il color party, dove tutti i partecipanti verranno colorati con polvere colorata a tossica e lavabile. Alessandro Curti, da dove nasce Color Vibe e come mai avete scelto Torre Canne come location? Questa manifestazione è originaria indiano-americana, nel senso che nel 2013 la tradizione indiana di festeggiare con colori naturali, frutta e verdura, proprio per la loro festa religiosa, viene unita da un'azienda americana che abbina la salute, lo sport, lo stare insieme, il camminare a questa iniziativa. Ecco quindi che nasce Color Vibe, si sviluppa in America, con oltre 50 città e eventi ogni anno, e nel 2014 viene effettuato un primo test pilota in Europa e hanno scelto appunto gli americani l'Italia come paese di lancio della loro iniziativa. Primo anno con 3 eventi e poi a crescere dal 2014 in avanti, prima 13, 14 e poi ormai siamo attorno a una ventina di eventi ogni anno, con grande richiamo dalla Puglia. Erano alcuni anni che cercavamo di estendere la nostra presenza, oltre che dalla provincia di Bari, con una delle tappe più belle che facciamo, che è quella di Polignano a Mare, e volevamo raggiungere la provincia di Brindisi per dare la possibilità a chi ci chiedesse di partecipare a questo tipo di eventi, visto che avevamo molte richieste. Ed ecco che quindi quest'anno, grazie al supporto e al lavoro degli operatori economici della frazione di Torre Canne di Fasano, che abbiamo l'opportunità di portare questo evento anche in provincia di Brindisi. Una location anche questa molto scenografica, con un percorso tra il mare e l'interno, e una festa poi in riva, appunto in riva al mare, che all'ora del tramonto dà, insomma, sperando nel tempo, quindi in una giornata di sole e di caldo, permetterà di fare festa, di vivere una giornata di sport e di gioia, insomma, per le famiglie in villeggiatura o anche da fuori, perché poi le dinamiche sono queste, con ragazzi, famiglie che si spostano, addirittura fanno decine e decine di chilometri per un momento di gioia, di festa pomeridiano, che è una giornata un po' colorata, un po' diversa rispetto al solito.